Ed eccoci qui prontissimi per un nuovo giorno, benvenuti, bentornati a Giro di Tacco. La vedete, oggi abbiamo un bellissimo ritorno, a noi fa sempre piacere poterti ospitare in presenza dei nostri studi. Benvenuta Dalida Ferrarese. Grazie Giovanni, buongiorno a tutti quanti voi. Oggi è Sant'Antonio. Oggi è Sant'Antonio, quindi auguri a tutti gli Antonio, Antonietta e Antonio che ci stanno seguendo. E beh, poi tu vieni da Padova, quindi giornata speciale. Sant'Antonio da Padova. Penso che ho anche inciso una canzone, parliamo più di 25 anni fa, grosso modo si chiama Troppa Grazia Sant'Antonio. È una canzone, quindi era riferita a Sant'Antonio da Padova, dai. È una giornata speciale anche per chi è devoto, perché sono giornate comunque molto particolari. Alida, sei piena di novità. Stavamo chiacchierando fuori onda, mi hai parlato di una crociera, sì, che è bellissima. Tutto quest'autunno. Autunno sarà pieno di eventi, perché poi dopo la crociera prendi un aereo. Esatto. Vero? Passiamo dalla nave a un aereo, insomma, così. Quando ti capitano queste cose è meglio non rifiutare, no? Perché certo, esperienze oltreoceano, insomma, vale la pena di farle, perché appunto si trova un pubblico diverso, insomma, ci si presenta, si porta anche un po' di musica in giro per il mondo, perché non è che c'è solo qui nel nostro paese, insomma, il fatto che ti chiamano è segno così che apprezzano anche un po' quello che stai facendo, che hai fatto, insomma, il tuo percorso musicale. Beh, certo, poi è un onore essere chiamati dall'altra parte del mondo. Caspita. A cantare le proprie canzoni. Sì, ascolta, ma che differenze sei potuto, come dire, appurare queste informazioni trovi con il mondo musicale, diciamo, a livello nazionale? Ci sono delle differenze? Ascoltano più magari alcuni tipi di brani? No, ti lasciano fare ovviamente quello che... Quando io ci sono andata la prima volta, perché questa sarebbe la terza, diciamo, che ritorno negli Stati Uniti, pensavo di fare un repertorio internazionale. Dico, beh, dai, mi preparo, sai, canzoni, sai, delle cover che vanno sempre tipo My Way, The Power of Love. Allora ho detto, no, noi vogliamo musica italiana. Chiamiamo gli artisti italiani perché vogliamo... Ah, beh, allora dico, ne abbiamo una valanga di canzoni, abbiamo un repertorio immenso. Apprezzano tantissimo. Poi se sai fare anche qualcosina in più, tipo, so, ad esempio io che canto anche un pochino di lirico, così apprezzano tantissimo. Non a caso il volo negli Stati Uniti è esploso, ormai sono da molti anni sulle... non a loro livello, però qualcosina faccio anch'io, diciamo così, hanno apprezzato tantissimo, ecco. Ascolta, e poi abbiamo parlato di questa bella crociera, sì, con le edizioni musicali Caramba, che salutiamo e ringraziamo perché sono degli amici proprio di Radio Sorriso. Sì. Un sacco di artisti troveremo, sì, su questa bella nave musicale, mi, esatto, viene da dire. Sì, siamo 7-8 artisti e quindi ci intraprendiamo questo viaggio, portiamo un po' di musica, faremo tanta allegria. Abbiamo anche in progetto di fare anche a improvvisare anche una serata dedicata alle barzellette, alla comicità, insomma, improvvisiamo delle cose, degli spettacolini così, ecco. Ascolta, ma come cambia la preparazione per organizzare magari delle serate all'interno di una nave da crociera rispetto magari a una piazza, rispetto a un locale, a un... Ma no, guarda, cioè quando sei in crociera ovviamente magari fai qualche pomeriggio così, quindi fai ballare la gente che è lì magari in costume solo vicino alla piscina che voglia di saltare, poi la sera magari c'è un teatro, quindi ci si sposta un po', magari una cosa un po' più, chiamiamola, raffinata in teatro, chiamiamola tra virgolette, insomma così, è un po' più così plateale, un po' più commerciale quando fai dei pomeriggi così in piscina, anche in costume, ecco, più allegra, ecco. Quindi via. Più allegra, più, sì, bello, anche perché poi, certo, le persone sono libere, esatto, libere in costume, esatto, e si stanno godendo una bella vacanza. Esattamente. Tornando indietro, perché ora questi appuntamenti ricordiamo che saranno in autunno, giusto, la crociera proprio in autunno, poi ci sarà il viaggio per l'appunto a New York, comunque in America. Sì. E l'estate invece come si sta configurando? Ormai ci siamo, è partita praticamente. Certo, io quest'anno mi sono organizzato in questo modo, quindi faccio delle collaborazioni musicali con un'orchestra che si chiama Roberto Morselli e poi faccio delle ospitate nelle serate così di feste di piazza, non so, solo teatri, dove faccio un'ora del mio repertorio con le canzoni, così, quindi mi trovo molto bene in questo senso, perché così riesco a fare quello che piace a me.
È quello che mi identifica, diciamo, ecco. Perché non è che mi piace tanto il fatto di dire qui bisogna fare, allora prendi un DJ e ti fa quello che vuoi, insomma, ecco. Se tu prendi, facciamo un esempio, se tu prendi, che so io, facciamo male, ecco, visto che mi ha fatto una crociera Certo, lo scorso anno, lo come dire, Radio scorso. Sorriso della nostra Iris e Esatto, tantissimi esatto. artisti. Cioè, non gli puoi chiedere a Mal che ti faccia, che so io, un valzer per dire no, glielo lasci fare il proprio repertorio, le proprie canzoni. E quindi quando chiami un artista, credo che gli fai fare il proprio repertorio. Credo che sia una forma di rispetto, insomma, ecco così. Quindi, rispetto a un po' di anni fa, è cambiato in questa maniera il mondo della musica da ballo. Sì, cosa vuoi? Adesso, diciamo, poi va anche da zone a zone, perché ad esempio, se tu vai nella zona, faccio per dire, del Bolognese lì vanno tantissimi balli di gruppo, cioè quindi praticamente Ok. l'80% della serata è di balli di gruppo e un po' di liscio. Pochissime canzoni, diciamo così. E quindi io quando mi hanno proposto ho rifiutato io perché non mi sento adatta per questo tipo di cosa. Quindi piuttosto che da fare una figuretta oppure disperdere la mia identità musicale, preferisco non farla. Insomma, ecco, non mi interessa la quantità delle serate, mi interessa la qualità, insomma, capito? Quindi poterti sentire libera di esprimere quella che è la tua arte. Eh sì, esatto, nel mio piccolo qualcosina abbiamo fatto, insomma, ecco. Più che qualcosina, tra poco ripercorriamo quelli che sono anche i tuoi grandi successi. Partiamo da quello che è più recente, uno degli ultimi, proprio Primavera, questo bel Vabbè, sì. Okay. brano che è veramente amatissimo. Pensa, io mi ricordo la prima volta in cui l'abbiamo presentata su Radio Sorriso, l'abbiamo presentata come un bellissimo disco, con una bellissima voce. E da un'ora dopo hanno iniziato, e mi ricordo sempre perché noi in radio, sai, tastiamo un po' il terreno anche delle canzoni. E una Certo. cosa che mi è rimasta impressa è proprio da un'ora dopo hanno iniziato a richiedere il brano Primavera. Veramente devo ringraziare naturalmente Maestro Marco Negri e Maria Elisa che mi hanno affidato questa bella canzone. E quindi abbiamo dato il titolo all'ultimo mio CD con questo brano, Primavera appunto. E quindi devo dire che piace tantissimo perché è anche ballabile, cioè quei moderati che balli di coppia così che piacciono molto. Quindi funziona, funziona. E allora ci immergiamo in musica e ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui con Alida Ferrarese. Alida Ferrarese, Primavera, che bello quando fuori onda si chiacchiera, perché non con tutti è possibile, talvolta l'emozione, talvolta le... Però stiamo proprio chiacchierando anche fuori onda, noi abbiamo ricordato un periodo che per alcune circostanze, come dire, è meno bello, perché lo dobbiamo dire, però è passato, è bello però per quello che è stata l'esperienza che hai potuto vivere con The Sì, Voice, che è stata un'esperienza bellissima. davvero, guarda, nel 2020 erano 2 o 3 giorni che mi chiamavano, però vedevo che erano numeri che non conoscevo, non memorizzati, e siccome dico, sarà un call center che ti vogliono proporre questo, proporre quello, insomma a un certo punto dopo 2 o 3 giorni rispondo, pronto signora Lida, siamo del casting di The Voice Senior su Rai 1. Ah, mi sarei seppellita. Ma niente, la stiamo contattando da qualche giorno perché volevo sapere se vuole partecipare, visto che non stavamo facendo niente in quel periodo, eravamo fermi e dico, ma sì, dai, proviamo. Quindi dopo ho fatto il primo casting a Roma, perché cioè bisogna fare un po' un certo percorso prima di essere selezionati, penso, no, penso perché c'avevo il numerino, quindi ce l'ho ancora a casa, su una selezione di, mi pare fossero 800 e passa, Mamma mia. ci hanno scelto in 32, insomma, quindi, ecco, quindi è stato così. Allora ho fatto il primo casting a Roma, poi a Milano, la prima selezione, passata lì e dopo insomma si è visto a livello televisivo, insomma, ecco Quando così. ti hanno detto sarai nel cast di The Voice, Beh, l'emozione. bella emozione, certo, sai, il fatto di trovarsi negli studi della Rai con dei personaggi lì, così, insomma, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè, che tra l'altro devo dire molto alla mano, persone, Vedi? nonostante fosse anche un periodo in cui non ci si poteva avvicinare, sai, cioè così, però molto, volte, l'ho già detto più volte questa cosa, a volte pensi che un personaggio famoso che ha, così, che se la tiri un po', invece ho notato che spesso sono più umili di tanti personaggi che sono
al confronto a nessuno, insomma, ecco, capito? Vedi, perché beh, è vero, non si direbbe, perché è vero, uno dice famoso, osannato, invece, invece molto, sono rimasti molto la mano, davvero, sì. E torneresti ad avere un'esperienza televisiva? Ma sì, perché, ma certo, non ti devi aspettare niente, perché se uno dice, oh, adesso partecipo là, diventerò famoso, non succede niente dopo, capito? Cioè, è solo un'esperienza, fine a se stessa, hai un po' di visibilità, cioè, purtroppo l'anno che ho fatto io, prima edizione, è stato un po' sprecato, perché essendo fermi non si è potuto evolvere la situazione, sfruttare la cosa, ma evidentemente se era per dire come adesso, con il segno che ho lasciato io con quella canzone di Battiato, avrei potuto girare tutta Italia davvero. Eh beh sì, un bel segno, mi ricordo che sì. È stata veramente un'edizione, vero, particolare. Però è vero che tu hai lasciato proprio un segno e tuttora lo ricordiamo. Poi ogni tanto mi capita, quando fai zapping, no, sui vari canali, di ritrovare le repliche, di gustarle, di riguardarle. Sì, ancora adesso vedo, ogni tanto vado a vedere su YouTube la performance, vedo, ci sono dei commenti anche di una settimana fa, per dire, no, nonostante sono passati 3 anni e mezzo, e quindi c'è tanta gente che ogni tanto va a vedere. Ecco. Ascolta, ci sono state poi magari delle collaborazioni, delle conoscenze lavorative in questa occasione che si sono poi sviluppate? No, quello no. No, io non mi sono aspettata niente. Poi tante cose che si dicono nell'arco del programma, cioè sono cose che fanno parte del format, ma non è tipo, so, quando Albano disse vorrei fare un disco con te, cioè non credo che Albano abbia bisogno di fare un disco con me, insomma. Però insomma, a livello televisivo da un così, cioè, tira l'attenzione. Infatti ogni tanto mi chiedono, ma allora Albano ti ha chiamato per fare quel disco? Vabbè, allora, giustamente, poi sono passati il tempo e quindi sì, bene, io ti faccio una domanda invece che va un po' fuori il mondo musicale. Ti chiedo, oltre alla musica, Lida Ferrarese, che passioni ha? Coltivi degli hobby tuoi, magari nei momenti liberi, nei momenti personali? Guarda, io amo moltissimo gli animali e ci dedico tanto tempo, veramente, proprio sono i miei bambini, ecco, davvero. E poi diciamo che mi sarebbe piaciuto, dopo ovviamente, sai, le cose vanno in un certo modo, mi sarebbe piaciuto anche dedicarmi un po' così alla recita, a recitare, perché io adoravo Anna Magnani, che è un'attrice italiana, insomma, che con una certa, certo, personalità molto particolare, cioè, e mi sarebbe piaciuto tanto poter fare qualche cosa a livello così di cinema, chiamiamo cinema, di recitazione, ecco. E vabbè, dai, mai dire chissà mai. Che in futuro, come si sono aperte le porte di Rai 1, non possa arrivare una telefonata perché no? e arrivare magari qualche chiamata di qualche regista o di qualcuno nel mondo teatrale. Poi continuiamo con la musica e presentiamo proprio Torneremo Ancora, questo brano legato proprio a The Voice. Guarda, questo brano mi ha dato tante di quelle soddisfazioni che infatti quando l'ho presentato ai casting a Roma, dove c'erano già 4 coach, non erano Albano, la Bertè, Gigi, ma erano quelli che selezionavano per andare avanti, diciamo così. E quando ho visto la reazione di questi giudici, chiamiamolo così, coach, avevano gli occhi lucidi quando ho cantato questa canzone e mi ha detto, Alida, tu farai sicuramente questa, fai questa canzone, e infatti ho fatto quella lì, mi sarei impuntata per farlo comunque, ma il fatto che loro abbiano apprezzato, abbiano visto che faceva leva a livello emozionale sul pubblico, mi ha fatto molto piacere, davvero. Quindi è un po' l'hai fatta tua. Esattamente, ho dato una mia interpretazione, ho fatto quel piccolo coretto finale, così un po' semilirico, che è piaciuto tantissimo, e credo che il maestro Battiato, purtroppo gli ultimi 6 mesi di vita, ma anche tutto il suo cast che girava attorno mi hanno mandato dei messaggi, quello sì, hanno apprezzato la mia esecuzione a The Voice Senior. Che bello, però sì, penso che siano soddisfazioni, esatto, perché comunque esatto. Vedi che stai facendo un bel lavoro e che è stato apprezzato anche il maestro Carlo Guaitoli, che è quel pianista che faceva tutti i concerti di Battiato. Al pianoforte, se guardi nei video, c'è sempre il maestro Carlo Guaitoli. Sì. Mi ha mandato un messaggio pure lui, perché i componenti del gruppo che ci accompagnavano live in studio gli hanno detto, prova a guardare l'esibizione di questa cantante. Infatti il maestro Guaitoli che mi ha mandato questo messaggio, per me mi ha fatto un immenso piacere, insomma, ecco.
vedi, questa è la grandezza di Alida Ferrarese. Piccole soddisfazioni. Piccole, però sono importanti. Molto. Non tutti possono dire di averle. Tu le hai avute, quindi vuol dire che c'è tanta bravura, ma questo assolutamente era in dubbio. Grazie. Torneremo ancora nella versione proprio di un evento live a San Martino del 2021 e poi torniamo sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Eh beh, non potevamo aprire questa seconda parte con una fumata bianca, però ci uccidevano i nostri telespettatori. Bentornati a Giro di Tacco. Quante soddisfazioni ti ha dato questo brano? Guarda, sono passati 14 anni, Giovanni, da quando ho inciso questa canzone, e non c'è sera che non mi posso rifiutare di farla, capito? Perché la gente viene a tirare le orecchie. Non hai ancora fatto la fumata bianca, adesso la facciamo. Poi ti dico, quando è uscita all'inizio, la dovevo fare almeno 3 volte in una sera, almeno tre volte, perché guarda, è una roba. Cioè, non succedono tanto spesso questi fenomeni, diciamo così. Quindi grazie a San Timone che mi ha affidato questo brano, veramente, che porta nel cuore. E sta, anche in Spagna c'è la versione spagnola, eh. Ah, vedi, quindi... La fumata blanca, sempre mia, quattro che ho inciso io. Quindi, cioè, ha fatto questo brano, mi sta dando ancora adesso, dopo 14 anni, tantissime soddisfazioni. E te lo saresti aspettato quando l'hai sentito al primo ascolto? Guarda, quando l'ho già detto anche precedentemente, quando sono andata qui, quando mi arrivò questa canzone, cioè, i produttori non è che ci avevo più di tanto creduto, perché sai, c'erano già dei brani lanciati da dei VIP, l'aveva già fatto Andrea Bocelli, l'aveva fatto Amedeo Minghi, una canzone sul Papa. Ho detto, ma Alida, cioè, hanno già fatto dei big... E io dico, io la voglio fare, capito? Mi sono impuntata, la voglio fare. E infatti, quando è andata in onda la prima volta, si era capito che era scoppiata veramente una bomba. Veramente. Che bello. E quindi è andata così, in effetti. Sono cose che capitano una volta ogni tanto, quindi, però mi è capitata e sono veramente orgogliosa di aver portato in giro per il mondo, se può dire, questa canzone. Leggiamo un po' di messaggi che stanno arrivando numerosissimi al 393 73 66 888. Allora, intanto andiamo a salutare l'amica Iole di San Martino di Lupari. Ciao, oggi Iole. Una gradita ospite a Sorriso, la mitica grande artista Alida Ferrarese, la signora della canzone, bravissima, ogni sua canzone è un'emozione. Grazie Alida. Iole, dopo gli tiriamo le orecchie alla Iole. Iole, infatti, perché la Iole è venuta a salutarla, ma entra, vieni Iole, che siamo qui assolutamente. Poi tu sei una grande amica di Radio Sorriso, certo, con tutti i tuoi lavoretti, quindi ci fa veramente piacere ritrovarti. Un pensierino per tutti lei. Assolutamente. Ciao Giovanni, sono Rita Lago, mando un caro saluto alla brava e splendida Alida e un abbraccio a tutti voi. Grazie, molto gentile, grazie. E poi ciao belli, vi giunga un grande abbraccio, seppur virtuale, da Ardore, Calabria. Oggi una grande artista, nonché grande donna, con tanta umanità. Non si può non volerle bene. Ciao Alida. Grazie Antonia, da Ardore Superiore, provincia di Reggio Calabria. Quindi avere anche dei fans a 1200 km, è bello questo. Ascolta, ma quando sei partita, no? Quando hai iniziato... Saresti aspettato che un giorno saresti arrivata ad avere fans ovunque nel mondo, praticamente? Oddio, no, quello lì, per carità, cioè, è chiaro che bisogna credere in se stessi, provare a fare qualche cosa. Cioè, io ho cercato sempre di essere me stessa anche a livello musicale, e quindi infatti mi chiamano un po' la guerriera, no? Perché non è che, insomma, mi ha dato a tanti compromessi, capito? Quindi cerco di avere un mio indirizzo musicale e portare avanti quello finché posso, diciamo così. E quindi ringrazio tutto il pubblico che mi ha sostenuto in tutti questi anni e continua a farlo, quindi grazie a tutti quanti voi. C'è un treno, il classico treno magari del passato, che tornando indietro riprenderesti o non riprenderesti? No, credo di averli presi, quelli che mi sono capitati, anche se io non sono che viaggio in treno. No, credo di averli, forse una volta solo ho fatto un viaggio in treno. Sì. Quindi sempre in macchina o comunque macchina, in altri viaggi. Oppure l'aereo, solo per necessità, ovviamente, per forza di cose, tipo dagli Stati Uniti. Giustamente, se no diventa un po' lunghetta arrivarci, assolutamente. Sì. E si apre invece il cassettino dei sogni di Alida Ferrarese. C'è un sogno
che vorresti compiere? Sì, come ti dicevo prima, mi piacerebbe provare a recitare perché credo di avere delle doti, credo, per carità, dopo magari sarebbe uno che dell'ambiente che dice è meglio che moli la pesta, se no sai che non sei male, insomma, hai capito? E quindi mi piacerebbe provare a fare qualche cosa a questo livello, quello sì. Allora, ti porto i saluti, tanto per cambiare e parlare di estero, dalla Costa Azzurra, quindi dalla mitica Teresa dalla Costa Azzurra. Sono stata anche in Francia, Lo sai, fai immagino perché me l'hai accennato prima, quindi a Tolone, vedete, cioè, sì. è stata in tutto il mondo. C'è un posto del mondo dove non ti sei Sì, beh, esibita? certo, il mondo è grande, certo, ci mancherebbe. Comunque, il fatto di aver così, essere andata fuori Italia è già una Eh soddisfazione, beh, insomma, anche certo. certo, immagino, ecco. Un saluto alla mitica Lida Serrarese, ricordando le belle serate a San Martino di Lupari, è vero che lei era Sì, era presente. presente, sì. Buon pomeriggio e un abbraccio anche a te, Giovanni, dalla Costa Azzurra da Mentone, Teresa. Poi Ciao Tere, ci manda. Scorpione, che cioè, ti sostiene perché del segno dello scorpione Eh lei, sì, è quindi vero, lei è ok. scorpione e anche tu sei scorpione, Sì. quindi. E ci fa una bella foto, guarda che bella. Grazie, Teresa. Ciao. Ascolta, parliamo invece di futuro, perché so che anche a livello musicale stai, come dire, lavorando su una nuova uscita, su un nuovo album, giusto? Diciamo che sto valutando, perché non mi piace fare un disco tanto per fare un disco, insomma, perché non avrebbe senso, insomma, ecco. Cerco di selezionare delle cose che sento adatte a me, insomma, al mio modo di essere, di interpretare la musica. E quando arriva qualche cosa che mi piace, allora la faccio, ma fare una canzone tanto per fare una canzone non mi va, hai capito? Quindi Quindi. devono, deve colpire. Cosa ti deve colpire? Una canzone, il testo, la musica? Beh, sicuramente il testo, capito? Poi a livello musicale le canzoni si possono arrangiare in un modo o nell'altro, diciamo. Però il contenuto deve essere, insomma, una cosa che mi piace, che me la sento da interpretare, tutto lì. Cioè fare un disco e tanto per fare un disco non ha senso, insomma, Certo, ecco. beh, giustamente bisogna dare qualità, come dicevi prima, meglio la qualità che la quantità. Certo. E ci saranno magari delle collaborazioni? Perché no? Perché no? Certo, sono aperta a delle collaborazioni sia nel nostro mondo della musica da ballo, perché comunque io, cioè, mi piace collaborare così con degli artisti e provare a fare qualche cosa. Poi se capita anche qualcosa, qualche big, perché no? Insomma, non si sa mai. Infatti, la prossima domanda era con chi vorresti duettare della musica italiana? Oltre ad Albano, che ha detto che vuole fare un album, quindi l'ha detto e prima o poi potrebbe arrivare. No, ma dai, non ci si deve credere queste cose, che come ti dicevo sono cose che si dicono così per attirare l'attenzione, fanno parte dei format, ma dopo non succede niente. Però è bello, insomma, il fatto che l'abbia detto ha dato un po' così di attenzione sicuramente. Ma guarda, cioè, con degli artisti ce ne sono tanti di bravi, quindi non voglio adesso dire questo o quello. Se mi arriva una proposta valuterò, insomma, se posso essere io adatta a quello che mi propone, insomma, Invece ecco un così. artista che, con cui ti piacerebbe, nei tuoi pensieri, nazionale, internazionale, Duettare, dici? duettare, sì. Ma anche quelli lì che erano appunto a The Voice, per esempio il Gigi D'Alessio, per esempio, è molto un grande musicista, quindi solo che lui non ha bisogno di me, diciamo così, di valorità. Però Gigi veramente è grande talento, davvero. E chissà che poi le porte, no, della musica possano aprirsi, perché la musica è un linguaggio universale tra Sì, artisti, sì, quindi. sì, Al mondo, Alida sì. Oh, Ferrarese, ci questo. guardiamo questo bel Sì, video. questo brano che cioè, non tanto conosciuto, lanciato da Mia Martini, sono di quei brani, no, che restano un po' in secondo piano quando esce un disco, no? E poi magari qualcuno li scopre e dice: guarda, questa canzone, tipo Torneremo ancora di Battiato, non era così conosciuta, infatti non la conosceva nessuno, anche i Coach non la conoscevano. Però io l'ho sentita per caso, se non sbaglio, l'ho sentita a Radio Birichina, Ah, casualmente, pensi. E e dico, la voglio fare a modo mio. via, e poi l'hai presa e l'hai fatta Esatto. tua. Sì. Allora, ci guardiamo questo bel video e poi torniamo con l'ultima parte di Giro di Tacco. Alida Ferrarese, Al Mondo, che bellissima interpretazione, tra l'altro interpretazione presa dal Gran Galà, Gran Galà, sì. nel nostro Claudio, Sì, quindi esatto. un bel appuntamento, uno di quegli appuntamenti dove la musica si può ascoltare. E Esatto, dove si può anche interpretare, no? Il apprezzare un testo, po', esatto, apprezzare. sì. Quindi. Quest'anno non riesco, mi avevi invitato, non riesco perché,
Sei in nave, sei in crociera, Esatto, sono in giusto? crociera, sì. Ma vabbè, ci saranno altre occasioni Sì. sicuramente. Ricordiamo questa bella crociera con le edizioni musicali Caramba, dove troverete Alida Ferrarese e tantissime C'è Maria Luisa altre. Maniero, Marco Negri, Fabio Corazza, i Vandali, Davide Montali, che insomma, non vorrei dimenticare appunto, che cioè, è una bella crociera Eh musicale. beh, Gianni si balla se ci Devo. diverte, si ascoltano anche belle canzoni profonde e poi la nave da crociera, la nave da crociera, cioè nel senso ognuno poi si può Certo. Anche divertire. Gianni Devo, c'è cioè, che mi stavo Tra dimenticando, l'altro lo sì. salutiamo che sicuramente ci sta seguendo, eh. Giusto ieri mattina mi ha telefonato per un saluto in radio, quindi vedi, Certo. lui ci segue spesso. Ascolta, Alida, se non fossi diventata cantante, cosa avresti fatto? Ma credo che probabilmente sarei diventata una sportiva, perché io da bambina, dove abitavo io, che sai, quei cortiletti così di quartieri così, non c'erano delle femmine, io ero l'unica femmina, eravamo 7-8 maschietti, e quindi o giocavi a calcio con loro o non giocavi proprio, insomma. E quindi io da piccola non avevo bambole, ma giocavo a pallone con questi bambini, quindi forse sarei diventata una Una calciatrice, calciatrice, chissà, chissà, chissà. uno schiaccio, insomma. Ascolta, invece i giovani si avvicinano ancora al mondo della musica da ballo? Non lo so, capito, credo che, beh, tutto sommato, forse ascoltano un po' di più i testi, perché ovviamente ci sono altri generi nel frattempo, i rap, i trap, quelle cose lì, magari si sono avvicinati a quel genere lì, che a me, dico la verità, non mi fa impazzire quel genere lì, però per carità, rispetto chi apprezza questo genere. E a livello da ballo, beh, credo che saltino sulle spiagge quando fanno tipo quei mega concerti, so. Per esempio, Vasco Rossi, che dovrebbe avere, se non ricordo male, quasi 70 Sì, anni, forse già cioè, una settantina mi pare, sai? cioè un settantenne che fa 100.000 persone a un concerto, la dice lunga, insomma, e cioè, ci sono tre generazioni i suoi Ah, beh, concerti, certo. tre generazioni, la dice lunga, mentre invece se vai ad ascoltare un rap, un trap, ascolti dai 13 ai 20, insomma, quello è Sì, il range, vero. insomma, Effettivamente è vero, si capito? sono ridotte anche, come dire, il range d'età. Leggo Certo. questo bel messaggio. Quando sento cantare la Alida mi fermo sempre ad ascoltare perché è sempre gradevole, anzi di più. Mentre l'ho sentita cantare la mitraglietta e sono rimasto sorpreso della sua parlantina. Ciao Giovanni, grande Alida, Carletto da Verona. La mitraglietta. Mitraglietta è un brano che è contenuto in un disco, se non ricordo male, L'amore vincerà, diciamo così. È praticamente è tipo uno scioglilingua, insomma, così. È molto, infatti qualcuno mi chiede il video, ma non l'abbiamo fatto il video di questa canzone, però vedi, è già passato 14 anni, ancora È ancora qualcuno. la Vedi, mitraglietta viene ricordata, come dicevamo prima, come tanti brani, come tanti brani che abbiamo citato proprio nel corso di quest'ora. Ti faccio una domanda particolare: artista si nasce o si diventa? non saprei cosa rispondere a questa domanda, Giovanni. Forse un po', magari sotto pelle c'è qualche cosa, magari nella persona, che magari se hai l'occasione per tirarle fuori, viene fuori, altrimenti restano lì. Cioè, bisogna dare anche delle possibilità a una persona per far vedere se ha del talento. Infatti, con questo discorso di questi casting che sono nati in questi ultimi 10 anni, così passa così, guarda, salta fuori tra i tanti dei talenti veri, non tutti, ma qualcosa c'è, insomma, ecco. E chissà, potrebbe essere che sotto pelle ci sia Quindi qualcosa nel magari c'è. DNA qualcosa. Poi bisogna coltivarlo, studiare. Immagino, che consiglio diamo ai giovani che vogliono partire nel mondo musicale? Ma sicuramente se credono in qualche cosa è di osare. Osare, Osare, ecco. osare, cioè non nascondersi, perché anch'io, se vogliamo, anche se non sembra, ma fondamentalmente sono un po' timida. Infatti, lì a The Voice, cioè, riguardando la mia performance, dico: ma guarda te, sei una che ha decenni che sul palco, cioè, doveva essere così timida, diciamo, davanti alle telecamere. Però si vede che in fondo così, sono così. E quindi, però la performance musicale l'ho fatta benissimo, quello sì. Ma il fatto dell'intervista ero un po' emozionata, non sono riuscita a dire più di quello che magari avrei voluto dire. Quindi bisogna osare di più, rompere il ghiaccio, essere un po' sfrontati, se vogliamo, educati ma sfrontati.
osati, ecco. Ecco, quindi osate, mi raccomando, perché osate. Tirate fuori la grinta, insomma, tutto quello che avete dentro. Lida, per sapere tutte le informazioni sulle sue serate, dove possiamo trovarle? No, guarda, io sono su Facebook, così, quindi non è che non ho tempo di curare tante cose, quindi cioè, basta Facebook. Cercate Facebook. Altrimenti mi ci vuole la segretaria. E da lì troverete tutte le info su tutte le varie serate, su tutte le iniziative proprio di Lida Ferrarese. Saluto l'amico Roberto da Carbonera, Treviso. Buongiorno Giovanni e Lida, complimenti per la trasmissione, la voce è da brividi, complimenti anche per il repertorio di tantissime belle canzoni. Grazie, grazie Giovanni. No, Roberto. Scusa. Roberto di Carbonera. Giovanni sei. Giovanni. Ciao Roberto, ciao. E proprio prima abbiamo citato un brano e tu hai detto è un brano che è partito dopo, ma ora iniziano un po'. Come dire, è arrivato dopo una fumata bianca, se non sì, ricordo male. Il disco dopo la fumata bianca, quindi è passato un po' inosservato perché ancora c'era la coda fumata della fumata c'è ancora. Ora invece tante persone te lo chiedono, sì, ti dicono ma quando è nuovo? Ti chiedono è nuovo? Sì, esatto, perché è una canzone, se vogliamo, è molto avanti, con un contenuto. Questo è un brano che bisogna ascoltare le parole, quindi anche se il ritmo è comunque ballabile, però ascoltando le parole dice ma guarda, cioè questa canzone 13 anni fa, cioè cosa è andata a pensare. Per esempio negli Stati Uniti l'avevano apprezzata 13 anni fa, infatti mi raccontavi poc'anzi, sì, che... e quindi adesso qualcuno me la chiede, dice ma guarda te, allora non me la chiede nessuno, la gente che l'hanno scoperta adesso. Che dire Lida, io ti ringrazio. Grazie a te Giovanni. È volata un'ora e è veramente stato piacevole stare in tua compagnia, perché no, grazie a te, puoi veramente molto gentile raccontare un sacco di aneddoti, è bello proprio sentirti parlare anche di tutta la tua carriera. Cioè, poi metti a proprio agio gli ospiti. Grazie Giovanni e grazie a tutti voi amici telespettatori. E noi ci ritroviamo domani venerdì, nuova giornata, nuovo ospite, sempre qui su Sorriso TV. Terminiamo proprio con Idoli di Fumo, Lida Ferrarese. Grazie. Grazie.